Ciao. Se c'è una cosa che mi fa incazzare sono le persone che fanno delle pressioni indebite ad altre. Qua siamo oltre il dipendere dal giudizio degli altri. Qui si tratta proprio di liberarsi di una presenza quasi fisica delle altre persone. Cioè, un'aggressività spesso mascherata ad arte che nasconde un desiderio delle persone di controllarti. Le persone vogliono il controllo dei tuoi pensieri, delle tue azioni. Spesso non lo fanno direttamente, ma agiscono questa cosa in maniera surrettizia, che è una cosa che a me fa anche piuttosto incazzare, appunto. E siamo sempre lì, non è una cosa che ho, diciamo, generato come farina del mio sacco, l'ho letto in un libro di un motivatore, tale, se non sbaglio, Roberto Re, che diceva che ogni persona, cioè una delle cose di cui bisogna tener conto nelle relazioni interpersonali, è che ogni persona ha una propria scala di valori, un sistema di valori, spesso non dichiarato, ma se tu in qualche modo violi il suo sistema di valori, ecco che c'è uno che ha appena fatto un sorpasso da demente, un tracotante, scusate, scusami questa parentesi, è quello che io chiamo il sandwich nella mitologia del piantagrane. Cioè, quando sei stretto tra un piantagrane e un tracotante, e il tracotante ha fatto un sorpasso pessimo in curva cieca, quindi poteva venire su una macchina, lui non l'avrebbe vista perché era la curva per così, quindi quelle che io chiamo curve cieche, e adesso sta anche rompendo il cazzo. Incredibile. Cioè, questo ha i fanali spenti, mi ha sorpassato in curva e poi dopo essersi messo dietro il piantagrane, egli stesso è diventato piantagrane. È una cosa che fa girare molto le balle. Chiusa la parentesi. Quindi, parlando delle persone, uno dice, si sente dire spesso come se fosse facile, come se lo facessero tutti. Non lo fa nessuno, nessuno prescinde dal giudizio degli altri, però a parole, nei meme, nei post, così sono tutti fenomeni. Che a loro se io non dipendo dal giudizio degli altri. Quindi, a parte questo, io volevo porre l'accento sul punto in cui ci sono delle persone che non si accontentano di disapprovare il tuo modo di pensare e di agire, ma quasi fisicamente ti esercitano delle pressioni affinché tu ti comporti come vogliono loro. È una cosa che mi fa incazzare di brutto. Tutti si dovrebbero incazzare per questa cosa, a proposito di sistema e scala di valori. Nella mia scala di valori questa è una cosa che mi fa il bestialire.
Beh, mi sono ripetuto un po', sono anche un po' arrabbiato, anche un po' ferito, amareggiato, perché quando un certo comportamento poi viene esercitato da persone con cui hai un rapporto particolare che fino a questo momento non ti ha mai dato problemi, che uno potrebbe anche dire, ah, quindi tu ritieni che le persone vanno bene, funzionano solo quando ti danno ragione. Non si tratta di questo, c'è modo e modo di non essere d'accordo con le persone, modo, diciamo, surrettizio di cercare in maniera coercitiva di far cambiare il comportamento delle persone a proprio piacimento, a parte che c'è un nome per questo ed è manipolazione. No, ma non ci posso credere. Non ci posso credere, ci sono due camion dell'immondizia che ostacolano la strada contemporaneamente. Purtroppo non ho il clacson. E com'è che l'ho bruciato? Suonando in situazioni di questo tipo. Suonando anche all'impazzata. Perché ti mettono in situazione di pericolo. Se tu devi passare un camion fermo che occupa una statale o comunque un ex statale, una strada che ha già i problemi suoi, due camion dell'immondizia. Ma perché i lavori vengono sempre fatti così alla cazzo di cane e poi sono tutti maestri del lavoro? Sono tutti lì che ti dicono sempre cosa devi fare, perché sanno tutto loro del lavoro, poi tutti lavorano di merda, cioè la maggior parte delle persone, non generalizziamo. Vabbè, dopo questo momento speaker corner di stile iPad, spiego, c'è un parco a Londra, Hyde Park, dove esiste questo punto in cui le persone si mettono a parlare, si sfogano dietro lo speaker con la speaker a parlare, ovviamente ti dico cose che tu sai già, le sai meglio di me, sai pronunciare l'inglese meglio di me, comunque mi sono sfogato, i video io gestisco io, il canale è il mio, lo gestisco io, se ti piace seguirmi, se hai anche il tempo di farlo, anche io di tempo in realtà non ne ho tanto, per la maggior parte del tempo, ma se tu hai il tempo, voglia e trovi qualche motivo di interesse nei miei video, a me fa piacere. E con questa annotazione ti saluto, è un po' che non lo dico, se ti va puoi iscriverti al canale, attiva la campanella, c'è iscrizione, clicchi sopra e risulti iscritto, poi ti dice la campanella, vuoi tutte le notifiche, alcune non le vuoi, puoi decidere cosa fare. Ovviamente non posso che dirti di attivare tutte, però chiaramente non posso obbligare nessuno, posso ma non voglio neanche, cioè non voglio che persone facciano fatica a sopportarmi, o piace quello che faccio, che dico, oppure amen. E se ti piace puoi mettere il like.
puoi anche commentare, commentano in pochi. Un giorno mi sono commosso per un commento di mio figlio, un altro giorno per Francesco, ti saluto, edicola in via Montebello, servitevi da lui perché è una bravissima persona e mi ha scritto delle parole meravigliose. Qualcuno mi becca un po' magari, o mi prende per il culo, o comunque scherza, che ci sta. E con quest'ultima annotazione ti saluto e ti do appuntamento al video di domani. Ciao.